Sesta finale scudetto consecutiva, la vittoria per 3-0 su Cuneo in gara 3 ha dato il suo verdetto. Basterebbe solo questo per togliersi il cappello davanti a una squadra che non smette di avere fame di successi e che continua a regalare al proprio pubblico grandi emozioni. Un gruppo incredibile, unito, fatto di campioni e gregari, di talento e voglia di non mollare mai, di esperienza e voglia di crescere. Il Palatrento continua a regalare gioia e prepariamoci a rivivere un'altra cavalcata scudetto, forti del fatto che comunque andrà, sì, perché non dimentichiamoci che nello sport c'è chi vince ma anche chi perde. Ancora una volta la nostra squadra avrà dato tutto senza considerare mai scontato l'amore del suo pubblico, un pubblico che ama sempre riconquistare giocata dopo giocata. Il team campione del mondo ha infatti bissato il successo ottenuto 3 giorni prima a Cuneo, raggiungendo in quanto a qualificazioni alle finali playoff scudetto le leggendarie Treviso e Modena, le uniche che prima della Trentino Volley erano state in grado di mettere in fila una striscia di questo altissimo valore. A differenza di gara 2 però, di equilibrio se ne è visto decisamente di meno. I gialloblu in ogni set sono riusciti infatti a trovare lo spunto decisivo già prima del secondo timeout tecnico, gestendo poi con attenzione il tentativo di rimonta dei piemontesi. MVP del match Emanuele Birarelli, i cui numeri dicono tutto, 11 punti con il 90% in primo tempo e due muri. Assieme a lui da sottolineare anche i 4 ace, il 64% di Kaczynski e l'88% di Juric. Numeri così importanti da riuscire a far passare quasi in secondo piano la comunque ottima prestazione di Wantorena e Stocker. 25-20, 25-18 e 25-22 i parziali. Ora non rimane che attendere l'avversaria. Piacenza in vantaggio 2-1 su Macerata e mercoledì potrebbe chiudere i conti. Poco importa, l'Itas Diatec Trentino è pronta, e viva, e con gli artigli affilati aspetta la finale. Macerata-Piacenza poco cambia? Sì, cambia poco, penso veramente di sì, perlomeno le caratteristiche diciamo che sono simili, grandi battitori, grande fisicità in tutti i ruoli, quindi sarà difficile perché insomma hanno le armi per mettersi in difficoltà, noi lo sappiamo, ci dobbiamo preparare e dobbiamo controbattere con le stesse armi, insomma oggi qua abbiamo battuto veramente bene, attaccato forte, e, insomma sarà difficile però ci siamo.